ammazzava cani, vanta cresce a domandare perdono signori, ma mi facevo favore ed era sereno. Non come ora che mi sento un ciadutore e non ci faccio mi prego, perché mi fice pentiti chi ora avanza Gesù Cristo come se non esisto più. Inutili che insisto e tengo i crocifissi, speranze ormai si perdono. Condanno nel più forte dei modi questa ripetuta violazione della santità della vita nella Locride. La condanno con la scomunica, quella stessa scomunica che la Chiesa lancia contro chi pratica l'aborto. È ora doveroso, purtroppo, lanciarla contro coloro che fanno abortire la vita dei nostri giovani, uccidendo e sparando nelle nostre terre, avvelenando i nostri campi. Sentendo che questa grave sanzione giuridica ci aiuterà di certo a prendere sempre più coscienza del tanto male che ci avvolge, per poi saper reagire con fermezza e ulteriore impegno nel bene, nella difesa della vita, nella preghiera sempre più intensa, specie per chi fa il male, nella formazione in parrocchia, seminando speranza nelle scuole, negli oratori e nei gruppi ecclesiali. Padre Giancarlo Brigantini. Sopra testa l'arcangelo, la mia vita è votata e sopra sacra corona l'onorata. Voi siete mia famiglia, morte mi piglia, per tragedia infamità, concia società. Voi venite prima, mi maci, mi baci, mi sori, mi frate, d'assato ogni femmina di cori. Parola d'uomo d'onori, è una catina che non può sciogliere. Lo giuro. Para e l'altro, tra l'urlo disperato di una madre e l'altra, tra il rantolo di un tuo figlio e l'altro, ti preghiamo. Ascolta la voce della coscienza, la tua e quella del tuo popolo, del quale dal 1994 ti sei fatto figlio ed insieme padre di consolazione nel comune cammino. Ti abbiamo seguito perché tu ci hai cercato per primo. I sentieri sassosi della legalità e della giustizia, nei difficili vicoli della solidarietà, sulle strade insanguinate di nuovi progetti di vita e di nuove cooperative di produzione in nome della fraternità. Ti ha insegnato a trasformare le terre di Caino in terre di Abele e a metter vino nuovo in otri nuovi. Ebbene, possiamo ricordarti che c'è voluto un concilio per proclamare il primato della coscienza e possiamo anche rammentarti che ti sei fatto padre non di un qualunque popolo di Dio, ma di un popolo crocifisso dall'andrangheta, trafitto dalla lancia dell'omertà. Oggi la tua condizione di vita ti pone di fronte ad un dilemma. Meglio obbedire ad una norma canonica o al popolo di Dio? Padre Fausto Marinetti. Grazie a tutti voi, serata a Piazza Gradita anche stasera, serata numero 14, l'Andrangheta davanti all'altare, come detto ieri, dopo la serata di ieri in cui si parlava di pedofilia, stasera un'altra serata in cui cose probabilmente non scontate o comunque non così diffuse nelle piazze. Lo faremo con i protagonisti di questo volume che è qui, ve lo faccio vedere, ma soprattutto
è lì nel gazebo della libreria Ave, che si chiama L'Andrangheta davanti all'altare, Sabbia Rossa Edizioni, poi ne parleremo anche delle edizioni perché stanno guadagnando spazio e consenso. Però posso presentarvi direttamente i nostri ospiti stasera, i nostri amici: Paola Pottero, Francesca Chirico, Alessandro Russo, Cristina Riso e Romina Arena. Tra le altre cose, Matt Simon e Tony Cuoro per l'altro poco dopo, e alla fine ci sarà lo spettacolo di Marzio Teatro che ci illustrerà Gaetano Tramontano e che verrà sul palco un po' prima, ci spiegherà appena di che si tratta. Andiamo subito al cuore della serata, ovviamente. Che tabula rasa, direi. Sì, intanto. Che tabula rasa. Cioè, sì, nonostante non ci sia stasera il ragione di scena che serve per spettacolo dopo. Che tabula rasa, sì, dobbiamo dire di sì. Siamo quasi a metà, siamo anche molto contenti della risposta, sia della gente che mediatica, anche dell'affetto che ci viene manifestato. Paola, che cos'è questo libro? L'Andrangheta davanti all'altare, il titolo è molto provocatorio, cosa c'è dietro? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere tutti qua. Questo libro è un percorso, è la fine di un percorso e l'inizio di un nuovo percorso. È nato, ne parlavamo prima, perché ci siamo trovati a tentare di semplificare il lungo e faticoso percorso che ci ha portato a scrivere questo libro. Ci sono persone che, abbiamo parlato anche con te prima, ci sono persone che amano dividere e che amano egemonizzare, e poi ci sono delle persone che creano sinergie. Noi abbiamo deciso nell'estate scorsa di creare una sinergia con l'archivio Stop 'Ndrangheta, noi parlo di Sabbia Rossa, un po' come abbiamo fatto con voi, con Tabula Rasa. Ci siamo messi a cercare un punto nel quale fare insieme un viaggio, partendo dal libro che noi avevamo proprio Tabula Rasa l'anno scorso presentato senza targa, e cercando di andare oltre, quindi di elaborare quel percorso. Abbiamo individuato insieme come protagonisti del nostro percorso 3 dei 12 apostoli, e in particolare i nostri don. Erano Don Pino De Masi, Don Ignazio Emile e Don Giacomo Panizza. Ci siamo inventati questa cosa, questa grossissima provocazione nei giorni della festa della Madonna, era il 10 settembre del 2011, e in quella serata, che peraltro è stata molto intensa, molto forte, abbiamo avuto l'onore di avere con noi, e tra l'altro abbiamo l'onore di averlo qui anche stasera, e lo ringraziamo tutti, l'uomo Giuseppe Creazzo, il procuratore della Repubblica di Bagni, Giuseppe Creazzo, che ci ha dato, oltre che... oltre che una visione ovviamente giuridica, ovviamente professionale di tutto ciò che la magistratura sta facendo, un percorso molto umano, molto forte, in cui ha dimostrato che si può benissimo fare al meglio il proprio lavoro non perdendo di vista l'obiettivo, quello appunto di creare sinergie. Quella sera c'erano i nostri 3 preti, c'era il procuratore Grazio, c'eravamo noi, c'era anche Alessio Magro. È stata una cosa intensa, forte, molto partecipata, ci sono stati prima dei dibattiti forti. Il tema era l'Andrangheta davanti all'altare, cioè un qualcosa di cui non si può parlare, non si poteva parlare, le commistioni che ci sono tra 'Ndrangheta e Chiesa. Talmente tanto ci è piaciuto che, rivedendo il video che Man News come stasera ha fatto quella sera, abbiamo deciso prima di pubblicare gli atti, poi ci sembrava banale. E siccome non ci piacciono le cose banali, ci piacciono le cose un pochettino più complicate, ci siamo complicati la vita e abbiamo deciso di fare un percorso che, partendo da quel punto di partenza, che in quel momento diventava un punto d'arrivo, riprendesse una strada e diventasse un nuovo punto di partenza. Ragionandoci abbiamo deciso che il modo migliore per raccontare Chiesa 'Ndrangheta era sicuramente andare a prendere un qualcosa che dovrebbe essere etica oltre che religione, i 10 comandamenti. Ma siccome non ci volevamo rivolgere solo a chi crede, ma a chi è umano, quindi a chiunque abbia dei principi, e le tavole di Mosè indubbiamente contengono principi anche per chi non è credente, per chi non è cattolico, abbiamo deciso di declinarli e inserire all'interno di ciascuno dei 10 comandamenti le storie in cui la Chiesa, invece che resistere, come i nostri 3 protagonisti quella sera, si volta dall'altra parte, quando addirittura non fa cose peggiori.
troverete all'interno del nostro percorso delle cose che fanno anche molto arrabbiare, perché poi l'archivio Stoppa 'Ndrangheta ha sempre studiato nei particolari le cose, ma il procedimento che è stato fatto da Francesca, da Cristina, da Romina per elaborare le loro parti, perché poi ci siamo divisi i comandamenti, è andato oltre un archivio. L'archivio di per sé è un punto di partenza, è un dato. L'elaborazione è stata molto più sottile e molto più faticosa. Attraverso questa regione ci ha fornito materiale costante. Noi abbiamo fatto un primo menabò inserendo i fatti, gli atti, le persone, le vicende di cui volevamo parlare, e a ogni riunione i fatti aumentavano, quindi bisognava scomporre, ricomporre. Alcune vicende che sembravano più vicine a un comandamento sono diventate di un altro comandamento, ed è stato particolarmente complicato, ma anche divertente no, perché non lo è stato. Importante sì, tantissimo, intanto perché ci siamo dimostrati, come già sapevamo, che la sinergia è l'unica soluzione. Secondo poi perché abbiamo condiviso veramente tutto, cioè non abbiamo avuto nemmeno un attimo delle divergenze d'opinione, abbiamo sempre perseguito la stessa linea, anche nel decalogo di Kieslowski. Noi l'abbiamo scelto soprattutto per una suggestione, per chi non la ricordasse, Kieslowski è un regista polacco morto da poco, famoso oltre che per la trilogia, famoso per questo decalogo, sono film di un'ora e dieci ciascuno, uscite nel 1989-1990 in Italia, in cui rivisita ciascuno dei 10 comandamenti con delle storie molto, molto umane, molto, molto forti. Il decalogo di Kieslowski contiene in ciascun comandamento, fuorché nell'ultimo, contiene una figura che si chiama testimone silenzioso. È una figura di cui tanto si è parlato, la cinematografia tanto parla, perché è sempre lo stesso attore, entra in tutti i film, entra nella scena, la guarda, a volte in primo piano, a volte da lontano, la guarda, la riguarda, non dice niente, non ha una battuta, non ha un ruolo, ha un primo avviso, quantomeno nel primo, nel secondo inizia a dirti ma è lo stesso, e poi esce dalla scena e non si vede più, e ritorna nel comandamento successivo. Quando a Kieslowski è stato chiesto che senso aveva questo testimone, lui ha risposto: quello che trovate voi, non sono io che devo dirvelo, io lo so, ma non sono io che devo dirvelo. Lo stesso attore non ha mai saputo che cosa sia andato a interpretare, quindi ovviamente, come in tutte le situazioni di questo genere, ciascuno ha dato la propria versione delle cose, tra chi diceva che era angelo, chi diceva che era demone, chi diceva che era l'occhio di Dio, chi diceva che era il diavolo. L'interpretazione che per noi è la più suggestiva è proprio quella del testimone silenzioso. Perché in qualche modo, anche se noi ovviamente non abbiamo voluto fare nessun tipo di morali, i fatti parlano da soli, non c'è bisogno di commentarli, quindi non c'è nessun tipo di commento, c'è un'esposizione mera di fatti. Ovviamente ciascuno di noi lo fa a modo suo, ma personalmente condivido il modo di ciascuno di loro, quindi immagino che sia lo stesso per loro. La suggestione che abbiamo avuto sul testimone silenzioso era questa estrema vicinanza a una malattia calabra, il silenzio. Il silenzio è una malattia calabra che purtroppo, e qui parlo personalmente per la prima volta, non come coautore, è forse il male peggiore, è un male che va oltre addirittura l'andrangheta, perché il silenzio a volte uccide di più di quanto non possa fare l'andrangheta. Abbiamo, e poi chiudo perché non voglio più parlare, voglio che parlino loro, abbiamo in prima fila Mario Congiusta. Mario Congiusta credo che sia un nome conosciuto da tutti, tra il resto Mario è talmente un grande uomo che i confetti che vedete, non so se li vedete, rossi lì dentro, sono il suo omaggio al nostro battesimo dell'andrangheta davanti alla terra, di cui voi siete i padrini, quindi vedete che dovete fare. Mario, ogni volta che ha raccontato e ogni volta che in qualche modo ci siamo confrontati con lui su questa sofferenza che è di tante altre persone, oltre che di Mario, ci ha sempre spiegato come il silenzio sia la seconda morte. È una morte che uccide la famiglia delle vittime ancora di più di tutto il resto. Ecco, per noi il decalogo è un modo per raccontare, per cercare di fare in modo che il testimone silenzioso se ne vada, non lo vogliamo più.
Quindi questo è un po' il senso del libro. Ovviamente il libro va letto, non posso raccontarlo, è talmente eterogeneo, pur essendo anche leggero, perché comunque è scritto, cioè, abbiamo delle penne meravigliose, quindi è scritto veramente, si legge d'un fiato. Io ogni volta che lo rivedo mi sembra una cosa che veramente va giù tranquilla, con la rabbia per quello che si legge. Perché poi le vicende che raccontiamo queste sono. Grazie per questo ruolo che ci hai dato di padrini, soprattutto legato alla tematica, diciamo. È un'occasione buona. Commentavamo con Giusva in una delle nostre riunioni Lampo, dove ci diciamo un sacco di cose e non ce ne diciamo un sacco di altre, che quasi tutti gli autori che sono venuti a Tabula Rasa per presentare il proprio libro non hanno mai parlato del proprio libro. Si sono sempre dilungati in conversazioni con noi anche, in cui le tematiche venivano sviscerate in maniera fuori, cioè in maniera totalmente estranea alle pagine del libro di cui si stava parlando. Credo che questo invece sia il momento in cui il libro diventi protagonista rispetto alle divagazioni che noi di solito Tabula Rasa imponiamo un po' anche per dare un senso diciamo di distintivo a Tabula Rasa, il fatto di avere degli ospiti e di amplificare il loro aspetto umano rispetto anche al loro aspetto di ruolo, cioè quello di essere autori o impegnati nella cosa che fanno, cioè tendiamo a mettere in evidenza proprio l'uomo prima delle cose che fa. Qui invece oggi credo che si faccia la cosa opposta, qui è il libro che si impossessa della serata, lo fa attraverso le pagine, e il fatto che sia scandito da 10 comandamenti che ci vedono, diciamo, più o meno tutti anche dentro alla questione, ci può dare una chiave di lettura di una materia ostica che è quella che avete voluto trattare, che tra l'altro è molto vicina ai gangli organizzativi delle nostre comunità, della nostra società. Perciò mi sembra un momento tra l'altro importante, ben più importante di altre pubblicazioni che sono passate da qui, anche se magari più, anche se magari più blasonate. No, ci tengo a dire questa cosa perché questo è un editore locale rappresentato qui, locale perché è qui, non perché di dimensione. Ma locale. Mi sta benissimo locale, perfetto. Perché è del luogo, con autori locali, con un tema locale, messo dentro a una cosa universale come i 10 comandamenti. Se riusciamo, visto il parterre che c'è, credo che ce la facciamo, a accendere un faro su questa problematica, credo che questo palco diventi ancora più importante, perché stiamo utilizzando un metodo comunicativo che è quello di un editore, degli autori, tutta gente che sta in questo posto per occuparsi di una questione del nostro posto. Mi piace sentirvi adesso parlare singolarmente dei 10 comandamenti, perché tendo a credere che dalle nostre parti non proprio tutti li rispettino, cioè, ho questa vaga sensazione. E allora ci viene facile seguire, forse non tutti, ma qualcuno di questi, rimettendomi semplicemente al titolo del comandamento e al pezzo che ne deriva, che è a firma di ciascuno. Partiamo come si faceva a scuola quando c'era l'elenco, no? Partiamo da Francesca Chirico. No, ascoltami. Ti chiedo, a te tra le altre cose tocca il non uccidere, però mi incuriosisce molto, io sono riuscito a leggerlo soltanto di sfuggita, poi come diceva Raffaele, tra le cose che restano indietro a fare d'agosto, mi incuriosisce molto anche il caso Cannizzaro. Questi sono gli spunti, poi ovviamente vai dove credi rispetto a questa idea. Buonasera a tutti. Cominciamo da quel pomeriggio in cui eravamo quattro amici al bar, no? A sapere solo che volevamo fare una cosa insieme, che ci piaceva l'idea di fare qualcosa insieme, e a dover decidere su quale tema. La prossima volta che vi vediamo insieme ci preoccupiamo. Se... Esatto. Il tema si è quasi imposto immediatamente e ci è sembrato urgente. Nell'estate dell'anno scorso noi arrivavamo da 3 anni abbastanza pesanti, 3 anni di inchieste che avevano coinvolto in tutta la Calabria dei sacerdoti, e soprattutto sul piano dell'immaginario era successo qualcosa di nuovo, di dirompente.
quella leggenda dei summit di 'Ndrangheta a Polsi, che per 50 anni era stata al centro di racconti di scrittori, di analisi di magistrati e di commissari di polizia, e sulla quale molti dicevano si tratta solo di folklore, state tranquilli, non esiste niente. Beh, quella leggenda si era materializzata, era diventato un video, era diventato un fotogramma, c'erano degli uomini attorno alla sacra effigie della Madonna della Montagna. Questa immagine fu sconvolgente e insieme appunto ad una serie di inchieste che coinvolsero dei sacerdoti, e qui appunto torniamo al caso di Don Nuccio Cannizzaro, che nell'aprile del 2011, se non mi sbaglio, viene indagato e poi rinviato a giudizio proprio un anno dopo per false dichiarazioni al difensore con l'aggravante di aver favorito la 'Ndrangheta, quindi un'accusa molto dura, c'è il processo in corso, quindi chiaramente insomma tutto questo ha reso urgente la trattazione di questo tema, soprattutto partendo da una consapevolezza. Il rapporto tra Chiesa e mafia è un rapporto sul quale è nata e proliferata una ricca letteratura. Ci sono molti testi dedicati a questo argomento, ma sono tutti testi incentrati sulla Sicilia. Niente era stato scritto, diciamo, sulla situazione calabrese. L'atteggiamento nei confronti di questo argomento, che è così delicato, però da parte nostra è stato un atteggiamento in qualche maniera... Oggi mi ricollego ad una cosa di, diciamo, di contemporaneità assolutamente. Oggi è stata pubblicata la lettera del nuovo arcivescovo di Reggio, Monsignor Fiorini Morosini, ieri, nel suo saluto, diciamo, ai reggini. Insieme a cose molto forti, a frasi molto belle che l'arcivescovo ha pronunciato, soprattutto nei confronti degli uomini della Chiesa, invitandoli a camminare nella verità e nella semplicità e a non stazionare nella zona grigia, quindi ha detto delle cose veramente molto forti. Monsignor Fiorini Morosini si rivolge alle altre istituzioni, si rivolge alla magistratura, si rivolge alle forze dell'ordine, si rivolge alla stampa, invitando tutti a non avere la presunzione di dettare alla Chiesa le norme di comportamento nei confronti, no, di queste tematiche, perché la Chiesa sa cosa deve fare e come comportarsi. Ecco, il nostro atteggiamento nei confronti di questo argomento non nasce dalla presunzione di dettare norme, né soprattutto dalla volontà di dare patenti di sacerdoti buoni e sacerdoti cattivi. Abbiamo provato a capire meglio, a riflettere sulla 'Ndrangheta di fronte all'altare, che cosa ci fa la 'Ndrangheta di fronte all'altare, e lo sappiamo tutti cosa ci fa, lo abbraccia l'altare con un abbraccio velenoso, ruba riti, simboli santi e li sporca, li usa nelle sue cerimonie, si mette sotto le statue dei santi e delle madonne, sporca luoghi di fede e di devozione popolare, inquinandoli con la loro presenza. E lo fa perché si deve infiltrare nel rapporto tra fedeli e chiesa, lo fa alla ricerca di consenso, di legittimazione sociale. Questa cosa la sappiamo. La domanda successiva è quella che il procuratore Creazzo si pose la sera dell'inizio del nostro percorso. Posto che la 'Ndrangheta sta di fronte all'altare, chiediamoci cosa fa l'altare di fronte alla 'Ndrangheta. A questa domanda noi abbiamo provato a rispondere con un lavoro che chiaramente non è il saggio degli esperti, è un lavoro giornalistico. Abbiamo raccolto una serie di storie e ci è sembrato di poter individuare un percorso. L'altare alla 'Ndrangheta ha risposto a due livelli. C'è il livello dell'annuncio, che è il livello dell'ufficialità, dei documenti ufficiali, delle lettere pastorali, dell'elaborazione teorica. E da questo punto di vista la Chiesa calabrese ha pronunciato delle parole forti, inequivocabili. Si è detto chiaramente, e anche con toni molto duri, che 'Ndrangheta e Chiesa sono inconciliabili, che non si può essere cristiani e allo stesso tempo mafiosi. Lo si è detto più volte, ci sono dei documenti fortissimi su questo. Però poi c'è l'altro livello, c'è il livello dell'annuncio e c'è il livello della testimonianza, cioè il livello della vita, il livello della pastorale che si deve fare costume. Ed è in
questo livello che noi abbiamo registrato, gli inciampi, le timidezze, non li abbiamo registrati solo noi, li hanno registrati gli stessi sacerdoti. Quella sera Don Pino De Masi dice con grande coraggio che la Chiesa calabrese deve cominciare a vivere ciò che annuncia. E proprio rifacendosi ad una Chiesa che è anche testimone, capace di essere testimone forte, noi abbiamo voluto in qualche maniera metterci sotto lo scudo migliore che si poteva scegliere, in qualche maniera una stella polare che ci ha guidato in questo percorso, ed è una frase: nel coraggio dei suoi pastori la gente ritrova il suo coraggio. È una frase di Don Italo Calabrò che noi rievochiamo in questo libro come testimone di quella Chiesa che prova a far diventare l'annuncio scelta quotidiana, testimonianza, lo fa coraggiosamente, aprendo vie, indicandole. E noi lo rievochiamo tra l'altro in un momento preciso, in un discorso fortissimo che lui pronuncia nel 1984 a Lazzaro, definendo gli uomini di 'Ndrangheta uomini senza onore, quindi veramente parole molto forti. Questo è in qualche maniera lo spirito con cui ci siamo accostati a questo tema sicuramente impegnativo. Abbiamo raccontato tutti i casi, mi parlavi del caso Cannizzaro, partendo come siamo soliti fare noi dell'archivio, dalle carte, leggendo le carte giudiziarie, semplicemente appunto provando a ricostruire, a contestualizzare, a fare quello che è il nostro ruolo e la nostra funzione di giornalisti, senza appunto, ribadisco, la presunzione di affidare o affibbiare o pronunciare condanne o sentenze o giudizi di sorta. Una cosa però l'abbiamo detta in quel caso Cannizzaro, che non ci è piaciuto molto la reazione di accanimento e di violenza che è stata esercitata in un certo momento di questa vicenda nei confronti della stampa e di certi giornalisti che hanno avuto solo la colpa di essere in un'aula di tribunale e di aver registrato puntualmente con completezza ciò che avveniva pubblicamente nel corso di quell'udienza. Definire giornalisti in questo contesto, nel nostro contesto, siamo colleghi, sappiamo quanto è difficile appunto fare il nostro mestiere in questo contesto, definire quel giornalista killer con la penna o parlare della stampa come se fosse lì ad usare le cartucce e a sparare contro qualcuno, beh, noi l'abbiamo trovato veramente forse inappropriato e ingiusto, e questo appunto lo abbiamo detto chiaramente. Alessandro, tra gli altri ti tocca il non rubare, tra gli altri te ne toccano numerosi. Sì, me ne toccano numerosi. Allora, io volevo intervenire, chiedo scusa, innanzitutto per ricordare, perché l'abbiamo visto qua insieme a Paola, Francesca e gli altri, e diciamo, oltre a Mario e a Roberta Congiusta, c'è anche un testimone non silenzioso che è Rocco Mangiardi, che è un uomo straordinario che ha denunciato a Lamezia chi lo vessava, chi gli chiedeva il pizzo e li ha fatti condannare. Abbiamo inoltre anche Di Bero Bentivoglio, diciamo tutti conoscete la sua storia, è un altro uomo straordinario che trova spazio nel libro proprio nella vicenda di Don Cannizzaro. Io essendomi occupato appunto dei primi due comandamenti, poi tra l'altro di non rubare, dove c'è il caso di Don Luberto, che è un caso veramente schifoso che è avvenuto in provincia di Cosenza, e vorrei spiegare un attimo che Matt Simon e Enzo De Liguoro inizialmente nella loro performance hanno utilizzato da un lato le parole di un mafioso, no? Che spiegava come lui quando assassinava le persone andava in chiesa e chiedeva perdono al Signore. Dopo essersi pentito non si sentiva tranquillo con la sua coscienza, quindi questo è molto
significativo anche dell'approccio strumentale che hanno con la fede certi personaggi che usano appunto la religione come una carta d'identità, come strumento di legittimazione sociale, certamente nulla a che vedere con un percorso interiore di reale appunto approccio alla fede. La risposta di Enzo De Liguoro è un atto molto importante del 31 marzo del 2006. Quello rappresentò, a mio avviso, a nostro avviso credo, uno dei momenti più alti della Chiesa in provincia di Reggio Calabria. Sto parlando della scomunica di padre Giancarlo Bregantini ai mafiosi. Voi ricordate cosa successe: i mafiosi avevano avvelenato le piantine di lampone della cooperativa Valle del Buonamico e lui annunciò che, come la Chiesa scomunica chi abortisce, la Chiesa aveva il dovere di scomunicare chi fa abortire la vita dei giovani e chi avvelena la nostra terra. Quello fu un momento altissimo in cui io credo ci fu la massima comunione anche tra i non credenti con una parte della Chiesa che affrontava di petto i problemi del territorio. La lettera successiva, letta sempre da Enzo De Liguoro, è una lettera disperata di padre Fausto Marinetti. Siamo nel 2007 e padre Giancarlo Bregantini è trasferito da Locri in un'altra diocesi. Quello, a mio avviso, fu uno dei momenti più bassi della Chiesa qua in Calabria. Pensate che proprio nel 2007 si tenne un importantissimo convegno a Falerna dal titolo È Cosa Nostra, organizzato dalla Caritas diocesana, in cui per la prima volta le teorie della Chiesa trovavano contatto con quei sacerdoti che realmente avevano a che fare con le problematiche mafiose. Da lì nacque anche una pastorale dal titolo, diciamo, enfatico: Se non vi pentirete, perirete tutti allo stesso modo. Un mese dopo quella pastorale, padre Giancarlo Bregantini viene trasferito da Locri a Campobasso. Là allora il popolo della Locride si pose il problema: ma è giusto obbedire alla norma dell'uomo, cioè al diktat della Chiesa, o al popolo di Dio? Padre Marinetti ricordava a Bregantini che lui non si era fatto padre di un qualunque popolo, ma di un popolo crocifisso dall'Andrangheta, e lo implorava. Anni più avanti, diciamo, Bregantini dirà che secondo lui dietro quel trasferimento non ci fu complotto alcuno. Diciamo, io mi permetto di dubitare che ci sia stata la volontà di Dio dietro quel trasferimento. Un trasferimento che rappresentò una rottura vera, anche perché con la scomunica, combinata appunto l'anno prima, la scomunica che sgorga dal cuore, lui la chiamò, anche un atto così forte, così duro nei confronti dei mafiosi, lo faceva provenire appunto dal cuore, dall'organo che simbolicamente rappresenta l'amore. E le cose che mi colpì raccogliendo un po', che mi ha colpito raccogliendo un po' di materiale, è che qualche anno prima, diciamo, subito dopo l'omicidio Fortugno, l'ormai ex vescovo di Reggio Calabria, Vittorio Mondelli, in un'intervista al quotidiano Il Regno, spiegò che in realtà i mafiosi non avevano molta paura, diciamo, non si arrabbiavano per le posizioni avverse della Chiesa perché le ritenevano inoffensive. Spiegava appunto il vescovo che i mafiosi si arrabbiano solo quando si toccano gli interessi economici, il che ovviamente è vero, e quando si toccano altre cose. Però, diciamo, per le prese di posizione della Chiesa, per gli anatemi, per le marce degli scout, per le marce della pace o per le marce dei movimenti antimafia, l'Andrangheta non si scompone. Qualche anno dopo, padre Giancarlo Bregantini spiegò che subito dopo la scomunica invece i mafiosi si arrabbiarono e parecchio, e ricevette numerose lettere dal carcere di mafiosi che erano non solo indignati
e arrabbiati, ma anche preoccupati che quella scomunica potesse ledere il prestigio sociale che avevano all'interno della comunità. Ti interrompo solo per dire che ho trovato illuminante in questo senso il capitolo praticamente introduttivo del procuratore Creazzo, che inquadra il contesto in maniera assolutamente illuminante. Infatti il procuratore Creazzo spiega benissimo qual è il nocciolo della questione, cioè che la Chiesa non si rapporta all'andrangheta come fenomeno sociale. Gran parte della Chiesa ovviamente non guarda all'ndranghetista come appartenente a un'organizzazione criminale, ma si rapporta a lui come singolo fedele che ha peccato. Da qui il passaggio, mi permetto di dire, comodo verso una soluzione che può essere data verso un singolo fedele che ha sbagliato, che ha commesso un reato, però tra un mafioso che chiede il pizzo è una persona che ruba al supermercato, cioè una differenza enorme. La Chiesa da questo punto di vista non si può voltare dall'altra parte, e da questo punto di vista io devo dire che noi abbiamo trattato con rispetto la Chiesa, nel senso, io credo che se dovesse capitare di leggere il libro, il nuovo vescovo di Reggio Calabria non si arrabbierà, nel senso che noi non abbiamo voluto dettare precetti o permetterci di chiedere di spiegare alla Chiesa come si deve comportare di fronte a determinati fenomeni, però noi non possiamo che rilevare una cosa. Ci sono dei preti che noi chiamiamo per comodità antimafia, in realtà sono preti e basta, come Don Giacomo Panizza, Don Ennio Stamile, Don Pino De Masi. Purtroppo questa sera non può essere con noi perché fuori Reggio padre Giovanni Ladiana, altri sacerdoti che si rapportano all'andrangheta come fenomeno sociale. Però questi sacerdoti, guardate, non fanno mai carriera, cioè non sono osteggiati dalla Chiesa, nessuno dice non fare quello che fai, ma certamente nessuno di questi sacerdoti diventerà vescovo, e se diventa vescovo, come è accaduto a padre Giancarlo, finisce a Campobasso. Quanti possono stare a Campobasso contemporaneamente? Io credo che a Campobasso se ne sia giovato molto, però non credo molti. Io credo che tutto sommato noi non ci siamo permessi ovviamente di giudicare alcuno, noi abbiamo raccontato i fatti e li abbiamo messi in sequenza, anche perché questo era un argomento, come dicevano giustamente prima Paola e Francesca, considerato tabù, sembra quasi un'invasione di campo. Diciamo, noi abbiamo colleghi che credo siano anche qua, che per aver scritto appunto di determinate cose sono state additati al pubblico ludibrio, e mi ricordo, siccome c'è proprio Mario Congiusta, che l'anno scorso proprio durante le celebrazioni di Polsi ci fu un attacco furente del nuovo vescovo di Reggio Calabria contro la stampa, che si permetteva di giudicare, che si aspettava parole di disprezzo, mi ricordo, cito testualmente, che la Chiesa non avrebbe mai pronunciato nei confronti di determinati fenomeni. Però devo dire che pur rispettando, noi abbiamo deciso appunto di violare questo tabù. Io credo che non per presunzione, ma se anche con il nuovo corso di Papa Francesco determinati problemi si affrontano di petto, tutto questo non potrà che giovare alla Chiesa. Non c'è dubbio, io colgo intanto l'occasione per dare come sempre due informazioni di servizio. Domani non saremo qui, saremo a Rosarno con uno spettacolo di Annalisa Inzardà e Giovanni Monti, ritorneremo a Reggio martedì alla Luna Ribelle, e la serata è particolarmente interessante, parleremo di trattativa Stato-mafia, tra altre cose col GIP che è rinviato a giudizio questo mondo e quell'altro per la trattativa di Stato-mafia con Pier Giorgio Morosini e Stefania Limiti. Voglio dire un'altra cosa, perché è una chicca che ancora non abbiamo detto: siamo riusciti nell'ambito del programma di Tabula Rasa, a programma in corso, a far
darci, a farvi, a fare a tutti quanti un, credo, un bel regalo, perché abbiamo aggiunto al programma l'ultima serata a Reggio il 31 luglio Marco Paolini, che sappiamo che è molto apprezzato, e quindi chiuderà il programma il 31 luglio. Chiudo la parentesi. Ci siamo riusciti a fare. Sì, abbiamo aperto con Saviano. Sì, abbiamo con Saviano, chiudiamo con Paolini. Paolini, ce l'abbiamo fatto. Cristina, tra le altre cose, no, ho visto che ti toccano gli atti impuri e le bugie, che solitamente vanno insieme. Sì, infatti. Mi dai quello spunto, Giusva. Io intanto volevo anch'io ringraziarvi, ringraziare tutti, non solo quelli che sono i compagni di strada e di avventura sia dell'archivio che dell'impegno di Paola e di Sandro, ma anche tutti voi, perché credo che la vostra presenza stasera confermi che in quel famoso caffè avevamo capito, ma intuito, che l'argomento fosse un argomento importante, non solo centrale e nodale, ma anche, come diceva prima Sandro, uno di quegli argomenti tabù che la città di Reggio Calabria, forse i cittadini di Reggio hanno un desiderio inconscio, quello di cominciare a parlarne invece delle cose. Del resto tabula rasa è proprio questa tematica e questo filo conduttore. Sì Giusma, io appunto riflettevo prima su cosa raccontarvi, riflettevo proprio su questo. I due comandamenti che mi è capitato di affrontare, non mi è capitato, non me li hanno proprio assegnati, sono appunto non commettere atti impuri e non dire falsa testimonianza. Mi hanno permesso di affrontare il fenomeno 'ndrangheta e nei suoi rapporti con la Chiesa da più prospettive. Sicuramente entrambi ruotano intorno a un binomio, falsità-verità. È vero che camminano di pari passo. Ho voluto iniziare il capitolo dedicato alla falsa testimonianza proprio riprendendo uno dei riti di affiliazione, dei codici di affiliazione dell'Andrangheta, che parla di politica e falsa politica. Però in realtà anche nell'affrontare la tematica degli atti impuri, quindi di questo rapporto con il sesso, con la fisicità, sia dell'Andrangheta ma anche di alcune figure religiose che purtroppo in Calabria si sono trovate coinvolte in storie in cui la sessualità è vissuta e vista soltanto in senso materiale, nel senso più turpe del termine, anche rispetto a quest'altro argomento è vero che io mi sono scontrata contro la falsità e la verità e ho provato a raccontarla. Perché dico questo? Perché in realtà il rapporto dell'Andrangheta con la sessualità, con le relazioni extraconiugali, con la cosiddetta immoralità, è un rapporto che in sé è assolutamente contraddittorio, ma come molte cose che appartengono all'Andrangheta. Noi come archivio cerchiamo spesso di affrontare questi argomenti, no? Di raccontare come l'Andrangheta cade in contraddizione, a volte assolutamente diventa anche ridicola forse sotto alcuni aspetti, perché sono contraddizioni funzionali in alcuni casi, ma in altri casi lo sono un po' meno, forse dobbiamo anche un po' ragionandoci limitizzarla. E perché è falso e vero? Perché Pino Scriva nell'84 consegna ai magistrati, allora PM Salvatore Boemi, un suo memoriale. Più o meno all'inizio dello stesso, un documento che poi se volete leggere per intero trovate sull'archivio, ci racconta sinteticamente qual è il rapporto tra l'Andrangheta e le regole che all'interno dell'Andrangheta vigono relativamente alla figura del cornuto. Ora, non vi raccontiamo nulla di nuovo, immagino che ognuno di voi sappia già che chiaramente una figura di questo tipo non può essere tollerata dall'Andrangheta. È un dovere morale per gli 'ndranghetisti eliminare fisicamente, in alcuni casi, comunque annientare, tutte coloro, perché generalmente di donne si tratta, che violano questo precetto sacro, quindi questo regime matrimoniale che diventa per l'Andrangheta non chiaramente momento anche di realizzazione o sacramento nel senso religioso del termine, ma che invece è una sovrastruttura. Il matrimonio per gli 'ndranghetisti è la vita familiare, è uno degli elementi fondamentali che poi dà forza a tutta la struttura criminale. Francesca potrebbe raccontarvelo molto meglio di me, le donne che sono mogli e sono madri sono anche le custodi del codice autentico dell'Andrangheta, quindi tutto quello che può andare a scorporare
questa unità, questa radice profonda, questa struttura essenziale, chiaramente è pericoloso. Ma la figura del cornuto è anche una figura che si porta su di sé quasi una colpa indiretta, come dire, cioè l'aver consentito che la propria moglie, magari mentre lui era in carcere, detenuto, oppure addirittura quando non lo era, potesse innamorarsi di un'altra persona e non assumere su di sé il dovere morale per l'andrangheta, e qua morale chiaramente richiede molte virgolette, di vendicare questo affronto all'onore, allora è una persona che chiaramente va condannata. Addirittura Pino Scriva ci riferisce questo: chi non vendica deve essere ucciso, deve essere eliminato. E in questa regola, che quasi col pensiero ci riporta un po' alle tragedie greche, diciamo, a questi sentimenti profondi che sono allo stesso tempo gretti ma anche tremendamente umani, si incrociano delle storie. Si incrociano le storie di massacri addirittura, di famiglie che sono state annientate perché il capo di famiglia non si era assunto il dovere morale per l'andrangheta di eliminare la moglie traditrice. E rispetto a questo si incrociano anche le contraddizioni di cui parlavamo prima. Quindi questo rapporto assolutamente falso che i ndranghetisti hanno con la morale cristiana, che è essenzialmente morale cattolica, e rispetto proprio quindi all'amore declinato nel senso migliore del termine, e al rispetto della fedeltà e del legame coniugale e della purezza, diciamo, del gesto sessuale in sé. Perché poi noi abbiamo ritracciato storie di appartenenti a clan di 'ndrangheta che hanno ancora dei processi in corso, comunque in parte accertati con sentenze di primo grado, che per esempio frequentavano locali per scambisti, o affiliati che assolutamente sfruttano la prostituzione. E qua scorporiamo anche un tabù che per anni si è ritenuto esistesse riguardo all'andrangheta, e quindi l'andrangheta non sfruttasse determinati canali di finanziamento, invece lo fa in tutta Italia. E poi ci sono anche quelle storie legate proprio al nucleo familiare, proprio alla dinamica interna, dove la moralità viene assolutamente tradita, dove la donna che si innamora viene o eliminata fisicamente oppure deve essere eliminata fisicamente. Ci sono nel cursus sonorum, purtroppo, dell'andrangheta calabrese, storie assolutamente terribili. E poi dall'altra parte, purtroppo, mi è toccato raccontare anche le storie di alcuni religiosi. Ne cito uno, padre Fedele Bisceglie, purtroppo una persona che in Calabria, ma non solo in Calabria perché arrivò all'onore delle cronache nel 2006, si è macchiato di un delitto efferato che però ci fa pensare una cosa, cioè la storia di padre Fedele non è la storia di un prete che semplicemente si macchia di atti impuri. No, è un'altra cosa, è soprattutto espressione del potere, perché l'andrangheta usa anche il sesso come espressione del potere, usa anche il legame familiare, quindi quello che esiste tra marito e moglie, come espressione del potere, e forse in questo suo necessità, come si diceva prima, di affermare, riaffermare continuamente la propria potenza, che è legata anche all'unicità, quindi a qualcosa che è unico, che è un blocco, che deve rimanere tale. Qualsiasi fattore estraneo che tenti di scorporare questa unitarietà è chiaramente pericoloso. Allora in questo noi ritroviamo sia quell'atteggiamento falso che ha l'andrangheta rispetto agli atti impuri, ma anche quegli episodi legati appunto alle false testimonianze, quindi a questa difficoltà, da questa impossibilità per l'andrangheta di apparire all'esterno come all'interno. Politica e falsa politica. All'esterno la falsa politica, all'interno la politica. All'esterno gli affiliati non devono manifestare la verità. Perché? Perché la verità è pericolosa, perché la verità può mettere in discussione, minaccia. All'interno sì, all'interno la verità è un obbligo. E questo purtroppo va ad influenzare anche, e rispetto alla falsa testimonianza, essendo una regola questa dell'andrangheta, quelle figure anche di religiosi, perché dobbiamo dirlo, che probabilmente del codice ndranghetista hanno fatto anche un proprio valore,
in una certa misura, quindi questa incapacità di scorporarsi, come invece fanno i nostri testimoni Don Ennio, Don Pino, Don Giacomo, che riescono da sacerdoti, non da scomunicati, da sacerdoti veri, quotidiani, riescono a dividere la sfera canonica dalla sfera anche civile, morale, si sentono anche e soprattutto cittadini. Molti religiosi non lo fanno. E allora capita che durante il processo l'Inside viene sentito, a me questa storia piace ricordarla perché sono molto legata anche a quella città, viene sentito Domenè Ascone, che è uno dei due religiosi di Rosarno. E allora Domenè, quando i magistrati della DDA di Reggio, che appunto in quel momento sono pubblici ministeri, lo interrogano riguardo alle figure di alcuni imputati, Domenè si rifugia dietro le dichiarazioni che questi sono dei bravissimi ragazzi, che facevano gli scout, addirittura andavano con lui a raccogliere funghi, e poi si lancia in un'invettiva contro chiunque abbia infamato Rosarno. Allora, io penso che non sono queste assolutamente le figure di religiosi che danno un senso al termine fede per chi ce l'ha. Noi parliamo a tutti, ha ragione Paola con questo libro, siamo i noi primi a mettere un po' in discussione il portato esclusivamente religioso. Ma perché? Perché riteniamo che nei 10 comandamenti, in quei valori, in quelle storie di cui parliamo, ci siano storie che appartengono a tutti. E allora nel raccontarle abbiamo provato anche a darvi l'altro specchio. Abbiamo Domenè Ascone, ma abbiamo, che dice il falso in aula evidentemente, ma abbiamo anche Don Giacomo Panizza, che in aula a Lamezia ci va anche da solo, quando i suoi concittadini sono lì a testimoniare, a denunciare il racket, e ci va, ce lo dice, ce lo raccontò quella sera, noi ve l'abbiamo riportato, ci va perché è consapevole che basta la sua presenza, e in quel momento lui si sente pienamente prete oltre che cittadino, a dare forza. E allora è questa la testimonianza quotidiana che vogliamo, perché è una realtà che poi appartiene a tutti coloro che hanno fede, come quella religiosa, come la Chiesa. Se non riesce a fare i conti col marcio che ha dentro, e che è sicuramente in minoranza, se non riesce a fare questo passaggio non potrà mai rafforzarsi davvero, radicarsi, non potrà mai essere esente dalle strumentalizzazioni che anche l'Andrangheta fa nei suoi confronti. Rovina, nel frattempo si possono preparare per il secondo giro, Matt Simon e Enzo De Liguoro. Mancano solo i tuoi. Mancano solo i miei, sì. E il santificare le feste, ho visto, mi ha incuriosito. Sì, è un passaggio fondamentale, quello della festa. Apparentemente santificare una festa significa in qualche modo essere partecipi esclusivamente di un fenomeno religioso, di una manifestazione religiosa. Abbiamo cercato di scardinare questa logica, perché ci siamo resi conto che effettivamente così non è. Non a caso, quando abbiamo deciso di inaugurare questo dibattito l'anno scorso, l'abbiamo fatto forse un po' provocatoriamente alla vigilia delle celebrazioni della Madonna della Consolazione, insomma la festa che si tiene qui a Reggio, che è la più importante. E allora abbiamo provato a capire come in realtà l'Andrangheta santifica le sue feste, e non è altro che un'altra forma, un'ennesima forma di manifestazione di muscolarità. Santificare le feste per loro significa mettersi sotto le varie dei santi, e in questo modo legittimare la propria presenza sul territorio, e mi spingo oltre addirittura a dire che, come tutte le altre manifestazioni, chiedere il pizzo, taglieggiare, eccetera eccetera, anche mettersi sotto le varie significa che quel paese è il loro, quel paese è una loro proprietà, una forte rappresentazione di possesso. Siamo partiti con, diciamo, la più celebre delle rappresentazioni, che è proprio la festa di Polsi. La festa di Polsi, alla quale noi come Archivio Stop Ndrangheta l'anno scorso abbiamo partecipato, perché volevamo proprio capire che aria tirasse, perché no?
volevamo renderci conto effettivamente che cosa fosse questa festa per i fedeli e quanto invece si respirasse d'altro. La storia la sanno tutti, Santuario di Polso è diventato il fulcro, il centro nevralgico del crimine, il seno dentro cui l'andrangheta, la vecchia andrangheta che battezza la nuova andrangheta, si riunisce per riequilibrare le alleanze, per stabilire i nuovi ingressi, per decidere i pesi e i contrappesi e in qualche modo ristabilire la geografia del proprio potere. Quindi Polsi non era solamente quello che ci raccontava, purtroppo non era solmente quello che ci raccontava Corrado Alvaro, un posto infossato in mezzo al niente, però pittorescamente circondato da monti, ma era anche il seno dentro cui germina questo virus, questo cancro che in qualche modo pesantemente soffoca tutti noi. E nel raccontare la storia di Polsi, nel raccontare quello che effettivamente Polsi è per la vecchia 'ndrangheta ma anche per la nuova 'ndrangheta, ciò significa che sostanzialmente è quello il nucleo in cui le due cose convergono. La tradizione fa di Polsi il centro nel quale rinnovare le proprie radici, e la nuova 'ndrangheta fa ritorno per abbeverarsi a questa fonte e ripartire più forte di prima. E nonostante questo ci siamo resi conto che c'è una chiesa che queste cose non le vuole vedere. Nella sua omelia del 2010, il nuovo arcivescovo di Reggio Calabria insiste nel dire che effettivamente nel 2009 quello che era stato scoperto dalle forze dell'ordine, cioè che i clan si riunivano intorno, quello che vi ha raccontato Francesca, si riunivano intorno alla statua della Madonna sostanzialmente per nominare il nuovo capocrimine. Era una cosa che sì, succedeva, ma che non doveva distrarre i fedeli dal contemplare il volto della Madonna. È una cosa comoda, ma non è una cosa accettabile. Perché è come dire che io accetto che nel seno della mia chiesa si verifichino fatti criminali che a me non devono riguardare, perché evidentemente la cosa più importante per me in quel momento è un'altra. Io personalmente mi assumo la responsabilità di quello che dico, non lo accetto. E però c'è un altro modo di santificare le feste, che è la storia che abbiamo raccontato di Sant'Onofrio, in cui è palese come la proprietà del paese è manifestata attraverso l'acquisto dei posti sotto le varie. C'è una testimonianza di un pentito che sottolinea proprio come si gestiscono i posti sotto la varia, sotto la statua della Fruntata, della Madonna e di San Giovanni. La statua di San Giovanni è portata da coloro che devono fare il debutto in società, quindi i nuovi picciotti, quelli che devono in qualche modo presentarsi alla società, mentre le statue del Cristo e della Madonna aspettano ai capi bastoni. Vi abbiamo raccontato questa storia in cui, a fronte di una richiesta fatta da Monsignor Renzo, nella quale si invitava tutti i parroci, i preti, a non abbassare la guardia davanti a eventuali infiltrazioni nelle feste di personaggi potenzialmente criminali, effettivamente a Sant'Onofrio questa cosa fu accolta. Don Fragalà, che è il parroco di Sant'Onofrio, decise
che quell'anno, nel 2010, i posti sotto le varie sarebbero stati scelti per sorteggio. Questa cosa evidentemente non piacque e davanti sul portone della casa del priore furono esplosi dei colpi di pistola. Questa cosa ovviamente buttò nel panico sia il priore che Don Fragalà, sospesero sostanzialmente questa affrontata e fu chiaro a tutti che non era una questione da sottovalutare, che era un messaggio molto forte che significava o la varia la portiamo noi oppure non la porta nessuno. Ed effettivamente in inchieste collaterali che con questo episodio non c'entravano nulla, si scoprì come il clan che sostanzialmente reggeva il paese di Sant'Onofrio fosse fortemente interessato e fortemente coinvolto a far sì che la loro presenza fosse predominante sotto questo stato. In un'intercettazione telefonica si sente un esponente del clan dire ad un soldato: vai a prenotare i posti sotto la statua di San Giovanni, che è quella dei nuovi affiliati. E in questo modo si scoprì come effettivamente era fin troppo facile pensare che i proiettili nel portone del priore non fossero, come voleva far credere sminuendo il fatto il priore, semplicemente una questione di ripicca per una precedenza ondata. Effettivamente poi la festa, l'affrontata a Sant'Onofrio si tenne anche grazie all'aiuto di tantissimi volontari, ragazzi, volontari, la parte buona di quel paese che volle partecipare a far sì che questo, che sostanzialmente è il momento cruciale dell'anno di Sant'Onofrio, l'affrontata e il loro momento clou, si potesse verificare. Questo è un esempio, è importante, fondamentale secondo me, per capire che sostanzialmente sotto, che santificare le feste non significa necessariamente guardare al lato religioso della cosa, ma che nella mentalità dell'andrangheta santificare le feste significa anche legittimarsi di fronte alla popolazione. Nel frattempo possono cominciare mentre aspettiamo loro. Devo dirti, Paola, mi ricongiungo, tu hai fatto un'introduzione a questo lavoro e il fatto che non siano emerse opinioni, ma che questa tematica sia stata affrontata con questa lucida razionalità è forse la direzione più illuminante. Proprio voglio usare il termine illuminante, cioè credo che un territorio come il nostro, una comunità come la nostra abbia bisogno di guardarsi allo specchio e vinco dalle cose e nel modo in cui avete detto queste cose che l'idea di guardarsi allo specchio comincia ad essere forte. La serietà delle esposizioni, io non voglio esprimere io giudizi, ma voglio enfatizzare quello che ho percepito, è fondamentale soprattutto agli occhi di una platea che ha bisogno di avere sparato in faccia ciò che quotidianamente vive. Noi le cose che voi dite alla fine dei conti possiamo anche percepirle come ovvie, paradossalmente, così come sono sembrate ovvie agli occhi di tutti gli attori che voi avete enumerato nelle esposizioni. È un momento importantissimo, un esercizio editoriale come quello che state proponendo, Paola, ha bisogno di essere sostenuto e noi lo facciamo al di là dei contenuti, parlo del metodo, al di là dei contenuti.
ed è l'inizio di un ragionamento di una comunità verso la presa di coscienza di problematiche che ci portiamo ormai dietro veramente da tantissimo tempo. Non so a cosa servirà, perché poi siamo figli di questo territorio e credere in un futuro roseo è sempre più difficile per tutti noi. Però credo sia la base del ragionamento. E non so adesso, dopo la mini performance dei nostri amici, cosa altro potremo aggiungere alle cose che abbiamo detto. Hai voglia. Fidati, intanto sentiamo loro che hanno già tanto da aggiungere, ma hai voglia. Un attimo solo, Enzo, perché sul tema volevo fare proprio da colleghi complimenti sul piano tecnico alla struttura. Mi sono accorto, dando una scorsa veloce e poi ascoltando tutti quanti, che siamo di fronte a un lavoro, la qualità la giudica ciascuno, non siamo qui per questo, ma proprio sul piano del metodo, come diceva Raffaele, al lavoro di un team, cioè io non li ho visti mai, vi dico, magari ne ho letti pochi, però che un team che si divida in maniera così netta le tematiche, ma che attenzione poi riesca a interagire una tematica con l'altra ricollegandosi l'uno all'altro, lavorando ciascuno separatamente ma tutti assieme, io sul piano editoriale delle nostre parti l'ho visto raramente. Diciamo che si parla di un argomento che si allarga su qualsiasi momento del nostro quotidiano, toccherebbe qualsiasi situazione, e forse la cosa comoda nello stendere l'opera, l'idea editoriale sta proprio in questo. Stiamo parlando dell''Ndrangheta, che è una cosa che credo non ci sia un solo argomento della nostra vita che non può essere assimilato a questa parola, no? Ed è una cosa che ci mette davanti allo specchio, è lo specchio di cui parlavo prima. È grave. Enzo, come si dice, dopo la pubblicità, no, dopo Enzo e Simone che stanno aspettando un po'. Uno, dieci, centomila volte. Guidano le croci tu milione di ore. Guardaci negli occhi se hai coraggio e dici il meglio che riesci. Poi lascia a casa i sogni, soli fogli che riempi. Sono pagine di storia andata male, invisibili memorie di chi mette il cuore e ci prova a lottare. Tutti per inutili ideali, definiti tali da coloro i quali tarpano le ali. Resteremo uguali ma sleali al nostro essere. Pensare per esistere, resistere per essere. Parole come spade o lame di pugnale che lasciano più segni degli sfregi di un maiale. Niente più reale se lo leggi sul giornale. In fondo sembra normale se morire è naturale. Oggi come ieri, sempre soliti guerrieri. Ci hanno chiuso mille porte, abbiamo aperto dei sentieri. Veri cantautori, rap amore, niente fantasia. Difensori forti di giustizia senza polizia. Vista per vendetta noi, non abbiamo scelta se Reggio alza la testa, non resterà la stessa. Il silenzio basta far parlare tutto il resto, perché nessun manifesto elettorale dirà questo. Siamo più di loro per combattere il dissesto. Chiudi, compro oro e sostieni l'uomo onesto. Se il lavoro non è un lusso, blocca il flusso di denaro. Una voce fuori coro equivale ad uno sparo. Uno, dieci, centomila volti gridano no alzando le loro voci. Sono silenzi, spesso corrotti, che guidano le croci di un milione di eroi. Uno, dieci, centomila volti gridano no alzando le loro voci. Sono silenzi, spesso corrotti, che guidano le croci di un milione di eroi. Siamo qui per stabilire un costume di non violenta, ma ferma opposizione alla mafia in tutte le sue manifestazioni, non offrendo nessuna protezione, nessuna complicità o approvazione. Siamo qui per condannare il male e non lo facciamo in termini generici. Siamo qui per condannare questa sera ogni male, ma in modo speciale la mafia, la nostra mafia, 'Ndrangheta che dir si voglia, della nostra Calabria. E vogliamo, dinanzi alla comunità nazionale, alla comunità ecclesiale, dire che noi intendiamo isolare tutti coloro che hanno scelto la via dell'odio, la via della violenza, la via della rapina, e non vogliamo e non possiamo confonderci con loro, quella gente
è gente che oggi in mezzo a noi esprime il potere del male, il regno del male. Con quel regno del male e delle tenebre noi non vogliamo confonderci, vogliamo isolare questa parte infetta della nostra bella Calabria. 1, 10, 100, 1000 volti gridano no alzando le loro voci. Sono silenzi spesso corrotti che guidano le croci di un milione di eroi. 1, 10, 100, 1000 volti gridano no alzando le loro voci. Sono silenzi spesso corrotti che guidano le croci di un milione di eroi. 1, 10, 100, 1000 volti. 1, 10, 100, 1000 volti. 1, 10, 100, 1000 volti che guidano le croci di un milione di eroi. Bravissimo. Adesso dobbiamo prendere contatti con il commissario, lunedì ti cambiano i pupi da un momento all'altro. Sì, ci saremo comunque, ne sono certo, il 29, dici. Anche perché ci vogliono a Palizzi, perciò ci andiamo. E vabbè, poi se avete visto un'anteprima di come lavorano insieme, quindi... Il procuratore, siccome Palizzi è un tasto che lo interessa, è vero, sottolineiamo, non è stato sciolto per mafia, si è dimessa una parte consistente del consiglio, quindi è stato uno scioglimento tecnico, diciamo così. Il risultato è che perdemmo un sindaco però col quale interloquire. Però ha fatto bene il procuratore, grazie, a sottolineare questa cosa, perché il 99% dei comuni sciolti in Calabria lo sono per infiltrazioni mafiose, qui l'onore è salvo per me. La cosa che volevo dire prima, l'hanno detta molto meglio Simone Enzo di me, tu chiedevi com'è possibile, siete in sinergia completa. Allora, ti sembrerà strano, ma io conoscevo i Calafro, sapevo chi erano, non avevo mai dato una faccia ai Calafro, conoscevo le musiche dei Calafro. Poi mi trovo il 25 di aprile, 14 luglio oggi, 25 aprile allora, cioè credo anche in queste coincidenze, mi faccio anche... Se pensi che il 10 settembre è il giorno del mio compleanno, perfetto. È la terna perfetta, siamo sulla trinità assoluta. Insomma, il 25 di aprile i Calafro e Matt Simon suonavano in una delle cose organizzate dall'AMPI, molto belle peraltro, e io in quel momento li ho conosciuti. Poi quando ci siamo visti a Torino, il giorno dopo di quella notte di corsa dopo Saviano e via dicendo, loro erano di nuovo a Torino e facevano un rapping book. Nel momento in cui ci siamo incontrati, ci siamo annusati, ci siamo piaciuti come modo di dire le stesse cose in modo differente, è stato quasi automatico, esattamente come è successo con l'archivio Stop and Drangheta. Cioè non è che ci siamo chiesti ma ti andrebbe di fare, no, a un certo punto eravamo già seduti al bar a ragionare su come fare. E con Enzo e Simone è successa esattamente la stessa cosa, tra il resto non sulla 'Ndrangheta davanti all'altare, proprio questa cosa di Palizzi di cui tu parlavi, cioè si è tentato di studiare in che modo andare oltre il romanzo Bianco come la vaniglia, che è quello che andiamo a presentare a Palizzi, cercando di contaminare, cercando di creare quelle sinergie, e qui ti volevo interrompere prima, che sono proprio quelle che mancano e sono quelle che bisogna creare, che noi ci sforziamo di creare costantemente. In quelle sinergie noi non abbiamo dato loro degli input, stavamo lavorando al libro, stava per uscire, ne abbiamo parlato come si fa, è stato quasi automatico l'arrivare a un creare qualcosa, arrivare a un battesimo rappato, e non rappato, proprio rappato, perché secondo me questa è la forza, che ti fa sentire anche la crudezza e dall'altra parte un qualcosa di assolutamente forte come le parole di Brigantini. Adesso abbiamo sentito le parole che ovviamente non possono essere che fortissime, che sono quelle che ha già citato Francesco prima, che sono di Domenico Calabrò. E sono parole che non dovremmo mai smettere di sentire. Io spero che, cioè, ovviamente non ha una commerciabilità un lavoro del genere, è un lavoro bellissimo di cui non smetteremo mai di ringraziare Enzo e Simone, però è difficile passarli in radio, è difficile farlo sentire. Io ti dico che se ci date un link YouTube noi lo mettiamo ufficialmente per il periodo che ritenete sulla home page di Strill, perché almeno diamo la possibilità a un po' di lettori che abbiamo di digerirlo, è la nostra parte sinergica, ahimè, anche con noi stessi, no? Per tabulare la sesta. Però credo che dal network, dall'unione nascano i futuri vari di questa. Credo che sia l'unica via.
E la forza che noi sentiamo di avere è che ogni giorno, anche questa sera, la sentiamo proprio, sì, sì, sì. È una cosa a pelle, è una cosa empatica. Noi non facciamo niente, noi semplicemente diamo una forma più comprensibile alle cose che, come dicevi tu, come diceva Giusto, sono sotto gli occhi di tutti. Le studiamo un po' perché abbiamo un mestiere, perché abbiamo le nostre tendenze a andare a cercare, andare a guardare le carte, ognuno di noi lo fa in un modo differente peraltro, ma il risultato è sempre quello, che c'è la voglia, c'è la necessità, c'è l'urgenza di raccontare queste cose, e questi Sancta Sanctorum che si continuano a chiudere perché non puoi parlare, ma adesso che cosa ti dicono, ma adesso che cosa succede, sono dei luoghi nei quali noi non siamo mai entrati e non vorremmo mai entrare, e abbiamo constatato con mano che la maggioranza della Calabria non entra. Il problema qual è? Ci sentiamo sempre dire: noi siamo di più, loro sono di meno, li vinceremo. Mentre diciamo questo, noi ci dividiamo, siamo tanti uno, anche se sono un milione di uno, un milione di eroi, come cantava Matt Simon prima, rimangono uno, e se già sono in due quelli dell'Andrangheta sono di più. E il tentativo, secondo me, è proprio questo, che, come dico sempre, di fare di più. Di solito sono anche armati, perciò anche da solo. Sì, questo è un piccolo inconveniente di percorso, diciamo. È una cosa che bisogna tenere in conto. Indubbiamente, però il problema grosso di questa terra, che tutti sentono ma non sappiamo come andare avanti, è proprio cercare di metterci insieme, di cercare di dirci insieme le stesse cose, che è esattamente quello che abbiamo tentato di fare e quello che spero continueremo a fare. Tu mi parlavi di progetti futuri, non lo so, un'Andrangheta davanti all'altare 2 non penso. Perché due? Poi è appena arrivato, già lo metti. Devo dirti, noi abbiamo chiuso il 12 di giugno, perché abbiamo stabilito che il 12 di giugno si chiudeva. Il 14, il 15, non ricordo quando, è già successa un'altra cosa. Infatti abbiamo detto: che facciamo? Continuiamo ad aprire e richiudere? No, abbiamo chiuso e basta. Però effettivamente questa Calabria ce ne dà di materiale, cioè volessimo proseguire tra 2 o 3 anni questo tomo potrebbe essere alto tanto a metterci tutto, quindi il materiale c'è, ma l'importante per noi non è tanto, intanto non cerchiamo risposte. Noi ci facciamo sempre domande, e quello che cerchiamo di fare è porre le domande, non quelle giuste, ma quelle che possano aiutare ciascuno di noi a trovare le risposte giuste, a trovare anche le domande, quelle che non ci facciamo, perché abbiamo paura delle risposte. Ma le risposte le sappiamo tutti, non è che posso dire io qual è la risposta o può dirlo qualcun altro, lo sappiamo perfettamente. È che molto spesso poi arriva il quotidiano. E quando arriva il quotidiano uno sta dietro al lavoro, sta dietro a tante cose che diventano cultura mafiosa. Alessandro, andiamo verso le conclusioni. Scusami un attimo, io invito Gaetano Tramontana nel frattempo, sì, sì, di Spazio Teatro. Perché è vero che è una serata di battesimo. Ciao Gaetano, a proposito di Sinergia Network. Certo. Guarda, così ci vanno le foto come quelle che si hanno fatto con lui. Cambio partner. Dicevo, Alessandro, è vero, è una serata di battesimo, piazza piena, gente in piedi, scusate, ci hanno fregato un po' di sedie, sì, anche questo. Ah, non lo sai? Non lo sai, erano 200 all'inizio di sedie, adesso sono 120, ne ho contate più o meno. Il problema è che hanno quelle, quindi sì, visto che parliamo di chiese, si veste la chiesa e si spoglia la sacrestia. Ne hanno dovuto portare 100 da Montesano ieri. Ieri non si sa se sono tornate. Comunque, si parte da qui. Per questo libro, ma i vostri progetti in realtà partono da prima, ma noi spesso ci siamo trovati anche a confrontarci anche in maniera piuttosto amara. Partendo da qui abbiamo un'idea dove si possa arrivare, per carità, le ambizioni di cambiare il mondo, almeno parlo per me, le ho messe nel cassetto prima che mi prendessero con il cassetto, però... Infatti te l'ho preso io, se no ancora... Detto questo, visto che il mondo non si cambia, poi te lo dovrò dire prima o poi... Non lo so, io queste cose non le avevo viste prima. Si può cambiare una piccola porzione. Il mondo no, ma qualche testa forse sì. Qualche testa sicuramente sì. Dove andiamo a sbattere? Guarda, io intanto non tendo mai a non chiedermi mai dove andrò a sbattere. Penso che se anche dovesse andare a sbattere, comunque ne sarebbe valsa la pena, perché comunque noi abbiamo fatto,
molti ci conoscono anche personalmente, sanno che noi abbiamo fatto comunque delle scelte nette di vita e abbiamo intrapreso una strada difficile, perché sia nel caso della casa editrice Sabbia Rossa Edizione, sia nel caso dell'archivio Stop Andrangheta, nel momento in cui decidi di confrontarti con determinate tematiche, decidi di non abdicare a determinati principi, a determinate regole, a determinati valori che tu stesso ti sei imposto, automaticamente trovi parecchie porte chiuse, trovi ostruzionismo, però alla fine trovi la soddisfazione nel comprendere che gran parte della gente che ti sta attorno e che è fuori da determinate logiche comunque ti apprezza e ti comprende. Per quanto riguarda il dove andiamo, noi intanto sappiamo ciò che non siamo e ciò che non vogliamo, esattamente, e già questo è abbastanza. Noi abbiamo ora realizzato questo libro, stiamo cercando di contaminarci, non solo come esseri umani, incontrando altri professionisti, diciamo, stiamo contaminando anche con voi, nel senso che io ritengo non si dice mai... Quello è fatto ormai, ormai quello è fatto, mi sa che è irreversibile. No, sì, quello è fatto e ormai irreversibile, però il problema della Calabria, ecco, prima discutevamo del fatto che la Chiesa non tollera che la stampa e i giornalisti mettono il becco nelle proprie faccende. Il problema della Calabria, uno dei problemi della Calabria, lo dico da calabrese, è che le tante persone per bene che ci sono troppo chiuse nel proprio orticello, cioè la coltivazione del proprio orticello si trasforma in una tarassia verso tutto ciò che ci circonda ed è diverso da noi. E questo è tremendo, perché il punto vero della Calabria, io cito, diciamo, anche per non tediarvi, c'è stata una relazione della direzione, la relazione della commissione antimafia ha intervistato appunto un'imprenditrice calabrese chiedendogli come mai in Calabria le associazioni anti-racket, le associazioni no pizzo, comunque tutto il movimento antimafia fosse indietro rispetto a quanto alla situazione siciliana o campana o di altri territori, e questa imprenditrice spiegava amaramente che qua in Calabria è difficile fare rete, ma spesso per motivi banali, spesso io non mi contamino con lei o con lei perché temo che contaminandomi allora la mia futura ambizione di una candidatura di visibilità possa essere pregiudicata, cioè questa è quanto di più sbagliato ci sia e di quanto più negativo ci sia in Calabria. Io per tornare al libro, mi sono occupato di uno dei capitoli, appunto Non rubare, in cui ho raccontato le vicende di Don Luberto, questo prete ladro che sulla pelle di poveri degenti, di poveri pazienti, viveva in una casa con sauna, con piscina e con quant'altro. Ma poi abbiamo inserito un altro capitoletto, cioè quello della Chiesa che ruba i giovani alla Andrangheta. Io credo che come una Chiesa che ruba i giovani all'Andrangheta, e lo fa con tanti esempi, ci sia bisogno di una società che, unendosi, riprenda alla mafia, al malaffare, il futuro che lei ci ha sottratto. Sembrano parole, retoriche, ma alla fine siamo noi a dover dare un peso a queste parole, cioè siamo noi a dover dare un significato reale a tutto ciò che noi andiamo a raccontarci. E io credo che il cammino sia questo, quello che incontreremo nella strada francamente non mi frega, mi importa camminare. Grazie. Bene, Gaetano, a proposito di rete, relazioni che si stringono, Spazio Teatro è dentro il sistema Tabula Rasa quest'anno, spiegaci cosa succederà adesso. Sì, a proposito di camminare, Spinge e Respira, che è uno spettacolo che partirà fra 5 minuti, è uno spettacolo che nasce in questa stagione e rientra appunto in questa novità di Tabula Rasa Alone o Alone,
che dir si voglia. È uno spettacolo scritto e interpretato da Lorenzo Pratico, che è un artista reggino, che ha lavorato spesso anche fuori, e insieme abbiamo curato questa regia. È uno spettacolo molto appassionato, un testo molto appassionato, che parla del ciclismo, della memoria e del rapporto con il padre. Le repliche che abbiamo fatto durante l'anno sono andate benissimo, è una cosa che c'è in qualche maniera, come dire, ci ha colpito positivamente, non ce l'aspettavamo, anche se avevamo molta fiducia nel nostro lavoro. E quindi, quando Raffaele e Giusva ci hanno chiesto e proposto questa cosa, uno degli spettacoli scelti, non abbiamo avuto dubbi, doveva essere Spinge e Respira. Peraltro siamo in periodo di Tour de France, quindi è in pieno. Alla fine di tutto questo ci prendiamo veramente non più di 5 minuti di orologio per sistemare due luci, giusto qualche appuntamento, e partiamo. Grazie Gaetano. Nel frattempo, giustamente, come diceva Paola, mentre loro lo sistemano, qui ci sono dei confetti rossi che ha portato Mario con Giusto per il battesimo. Se qualcuno lo vuole approfittare, li può prendere, e noi facciamo con i bravi bambini, ciascuno si porta giù la propria sedia. Buonanotte, grazie. Bravissimo. Ci guardiamo. Lorenzo Pratico, che fa lo spettacolo adesso.